Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Qual è stata la strada di questo Pietro per arrivare a questo punto, questo coraggio, questa franchezza, a esporsi? Perché lui poteva arrivare a dei compromessi e dire ai sacerdoti: ma state tranquilli, noi andremo, parleremo un po' più basso tono, non accuseremo in pubblico mai voi, ma voi lasciatevi in pace, e arrivare a dei compromessi. No, Pietro ha detto: niente compromesso, voi siete i colpevoli, e con questo coraggio. E come Pietro è arrivato a questo punto? Perché era molto generoso e anche molto debole. Qual è il segreto? Qual è la forza che ha avuto Pietro per arrivare qui? C'è un versetto che ci aiuterà a capire questo. Prima della passione Gesù disse agli apostoli: Satana vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. E a Pietro dice: e io pregherò per te, perché la tua fede non venga meno. E questo è il segreto di Pietro, la preghiera di Gesù. Gesù prega per Pietro, perché la sua fede non venga meno e possa, dice Gesù, confermare nella fede i fratelli. Gesù prega per Pietro. E questo che ha fatto Gesù con Pietro lo fa con tutti noi. Gesù prega per noi. Prega davanti al Padre. Noi siamo abituati a pregare Gesù perché ci dia questa grazia, quell'altra, ci aiuti. Ma non siamo abituati a contemplare Gesù che fa vedere al Padre le piaghe. A Gesù l'intercessore, a Gesù che prega per noi. E Pietro è stato capace di fare tutta questa strada, da codardo a coraggioso, col dono dello Spirito Santo, grazie alla preghiera di Gesù.